Là dove c'era un carcere, la vecchia amministrazione ha scelto di fare un progetto culturale. Ci ha portato edilizia pubblica. Oggi le murate non sono soltanto questo, però. Oggi le murate sono la sede della Bob Kennedy Foundation. E chi di noi si è avvicinato alla politica con quello straordinario messaggio, ad esempio di Bob Kennedy o di altri grandi personaggi della storia del Novecento americano, si rende conto di quanto sia straordinariamente affascinante pensare che in un luogo in cui, saluto il presidente dell'ANPI, Silvano Sarti, che è qua, in cui i nostri partigiani sono stati rinchiusi durante la guerra, in quel luogo oggi si accolgano le voci dei dissidenti, ma dissidenti digitali, i blogger che vivono nei loro paesi situazioni di difficoltà. Questo è Firenze, prendere un luogo e trasformarlo.